ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Ormai ci resta veramente pochissimo, perché in pratica siamo arrivati già al terzo capitolo. Abbiamo fatto anche Whitecap Bay, che è stato qualcosa di sensazionale. Ammazza come beve questo la bottiglia. Ci dobbiamo ancora fare un'eredità spagnola e andiamo, vai. Sì, arriviamo. Jack, fai attenzione, eh. Oh, ma sempre a bere stiate, oh. Oh, attenzione. Una spinta delicata. Jack Sparrow è caduto nel burrone. Mi sembra giusto prendere la bussola in questo momento, eh. Oh, che atmosfera. Che c'è? Oh, aia. È pure sciangato, dai. Che è? Oh, c'avete lo stesso dente d'oro a sinistra, eh. Ah, i calici. Ok, allora, lì vedo un percorso, quindi qualcosa mi fa intuire che... Ma che è sto coso? Che dobbiamo trasportare sicuramente qualcosa. Ok, fantastico. È tipo per esempio questo. Ok, da qua non ci sta niente. Fantastico, allora iniziamo già a spingere magari. Può essere che... Vai, ce la fai Jack, vai. Dai Jack, tanto gli altri non fanno niente. Fai tutto tu. Eh no, aspetta, non credo che... Ah, ecco, ho capito. In pratica spingendo riusciamo a far oscillare la barca. Ok, avevo fatto cadere anche quest'altro, bravo Jack. Allora, rompo un po' di cose così magari ci capiamo più una qualcosa, perché aspetta, qui no, no, non sono dinamiti, stai tranquillo, qua non credo che possiamo scendere. E infatti, perfetto. Allora, non ti bloccare. Allora, iniziamo a spingere dall'altra parte, magari vediamo se si ribalta la barca, che ne so. Vai. Mi sa proprio di sì. Grande Jack, lo sapevo che tu sei una cima. Vai, vai. Allora, iniziamo a costruire quest'altra scaletta, giustamente. E andiamo su, vai Jack, vai. Altro percorso. Ok, però qua sembra rotto. Ma che è un letto? Ammazza, c'è un cadavere. C'è un cadavere. Diciamo un cadavere abbastanza putrefatto. C'è praticamente lo scheletro. Infatti così è. Vabbè, allora, qua mi sa... Non penso che ci dobbiamo arrampicare qua, eh. No. Ho un po' di oro che ci può sempre far comodo. Rompiamo anche da quest'altra parte. Aspetta che qua c'è qualcosa. Sarà anche d'oro, però fa un po' impressione. Ah, ok, fantastico. Bella questa maschera, Jack, va. Ti dona, ti dona. Non so a cosa servono queste maschere. Ogni tanto escono queste maschere così, ma non ho capito bene a cosa servono. Allora, vediamo di capire bene, perché qua ci sta... Ah, ecco, aspetta, qua ci arrampichiamo, se non sbaglio. No? Aspetta, qua non mi riesco a arrampicare. Ma non riesco a capire se... Aspetta. Ah, ecco, ok, così, vai. Attenzione Jack. Ah, ecco, così facciamo cadere la parte di sotto e si dovrebbe poi costruire tutto, no? Credo e suppongo. Vai Jack, vai. Così finiamo di costruire il pavimento. Bravo. Anche se non so cosa dobbiamo trasportare, vabbè. Ok, vediamo se c'è anche qualche altra cosa da qualche altra parte. Ah, aspetta, qua ci serve un barilozzo. Ma qua si deve costruire qualcosa, perfetto, anche di qua. Allora, mi occorrerebbe un barile. Personalmente non l'ho ancora visto il barile. O c'è sfuggito o c'è sfuggito. Sì, ho capito, ho capito. Allora, no, di qua non c'è niente. Ah, aspetta, eccolo qua, ecco il barile. Aspetta, dai, facciamo così, dai. Ognuno c'ha la maschera, vai. E vai, in fondo al mare, in fondo al mare, vai. Ok.
Ah, ok, fantastico. Quindi adesso possiamo spingere. Ma che è un pianoforte? No, all'altra parte, Jack, di qua. Ammazza, Jack, ma c'hai una potenza sovrumana. Ok. Oh, stiamo tranquilli qua? Sì, ok. Allora, ci manca ancora qualcosa. Rompi anche quest'altra parte qua. Ecco, infatti. Così finiamo di costruire anche questo. Bravo. Perfetto. Ah, un'arpa. Arpa. Arpizzati, vai. Oro. Oro. Ok, basta. Ok, allora, che c'è qua? Allora, questo penso che sia... Questo... Ah, ecco. Ce lo rimetto un'altra volta al posto. Oh, cavolo. Scusa, non volevo farlo apposta. Mi sa che ti ho rotto qualcosa. Ma non ho capito bene. È un binocolo? Cioè che... No. Questa è una casupola. Qua non ci sta un tubo. Oh, eccoli qua. Ma che c'hanno? Un cavallo? Che cavallo strano. Ok. Li seguiamo. Mi raccomando, portateci al tesoro. Acqua. Acqua. Vabbè, l'avevamo già capito che stava là praticamente. Quindi in pratica avevamo già scoperto. Che è? Una rana. Che schifo. Ah, mazza, è come aggressiva. Ma si è messa la rana sotto al cappello. Oh, ma che schifo, dai. Allora, ci servirebbe una donzella. Non ce l'abbiamo. Vabbè, non fa niente. Allora, di qua non credo che ci sia qualcosa. Io direi di seguire. Aspetta un attimo. No, allora facciamo così. Inizio a seguire il ponticello. Anche se là ci sono delle zattere. Oh, cavolo. Aspetta. Ammazza, Jack, come salti, sembri un danerino, ok? Allora, il percorso sembra quello. Premi B per lanciare una rana velenosa e tieni premuto per mirare. Un po'. Ah, ecco, ho capito. Ok, becchiato. È questo che c'ha le rane, ma ce lo dicevi prima che c'avevi la rana, non l'avevamo vista. Ok, che c'è qua? Ok, mi piace, questo lancia le rane così. Oh, guarda lì, c'è un fantastico. Non è che forse qua ci dobbiamo arrampicare, bravi. Oh, campana suonata a go go. No, Che c'è? Ma è uscito e rientrato. È pazzo. Vabbè, c'è qua, Che è sto coso? Ammazza. Che pietra, ragazzi. Vai, gettalo. Ah, è un pollo, è un pollo. È un pollo. Vai, facciamoci sto pollo allo spido. Ammazza, sta allergia, mi sta tormentando il naso. Che c'è? Ti dico la verità, non ci ho capito una mazza. Vabbè, dai, mi sa che non è andato bene in porto. Cerchiamo di capire bene se dobbiamo fare qualche altra cosa. Infatti qua si deve costruire. Aspetta. Fai costruire a Jack. Ah, dobbiamo imbandire una tavola. Che è sto coso qua? Qua non ci sta niente. Ah, ok. Ora ho capito. Se non imbandiamo la tavola. Vai. Il pollo non si può cuocere. Ok. Dobbiamo fare ma questo. Ok. Getta qua il pollo. Gira il pollo. Gira, gira, gira. Appena è cotto schizza sul tavolo. Forse lo devo... Ok. Oh, ok. Dovevo cuocerlo e gettarlo là. Ammazza, che bel pollo. Bene così? Ok. Ah, aspetta, forse ho capito. Ci suoniamo la campana così si crede che è tutto pronto e vengono a mangiare. E infatti così è, ok. Avevamo suonato la campana prima del tempo. Vai. Dai che accorro, eh. A fare la pappa, ragazzi, la pappa. C'è un pullo fantastico.
C'ha ragione. C'è una fame. Ok, quindi penso che a questo punto il passaggio è libero e ce ne possiamo andare, vai. Ok, vai. Ok, qua non ho capito cosa ci si aspetta. Alla faccia, questo è un cannone cannoncino, eh. Mettiti qua. E che fai? E che fai? La torcia la getti così, impunemente, vai. Ma stava qua. E a volte vi spezzerei le gambe a tutti e due, vai. Vai. Perfetto. Siamo al cannone. Ok. Questo penso che non dovrei sbagliarla. No. Dove miriamo? Com'è che non si rompe? Ah, ecco, devo rompere i lucchetti. Sembrava troppo facile. Vai. Perfetto. Perfetto, vai. Passa la pa... Ammazza, ragazzi. Mi sa che conviene prima attaccare perché questi ci stanno. Ah, porca paletta, e quanti ne sono? Vai Jack, vai, tu sei quello più forte. O almeno credo. Ok, abbiamo fatto fuori tu quasi tutti. Perfetto, l'abbiamo anche decapitato. Un po' strano come gioco. Gioco per bambini, ma è violento, perché cavolo. Decapitiamo le persone. Andiamo avanti. Esco. Qua c'è una pentola. Là c'è qualche altra cosa. Non ho capito cosa. Aspetta, vai. Sì, è meglio che rompi Jack, perché qua secondo me c'è parecchio da costruire. Anche se vedo qualcosa qua, eh. Ammazza, ok. Ah, dobbiamo posizionare. Uno l'abbiamo messo, vai. Cos'è che cerchi? Ok, da quest'altra parte. Oh, là c'è un trattore e secondo me se rompiamo il trattore non dovremmo avere problemi. Sì, però ora non iniziamo a farci camminare 30 minuti a destra e a sinistra per tutta l'isola solo per trovare... Perché la paletta, vai. E questo? Ah, fantastico. Ce l'hai una pala per scalare? No, non c'hai niente. Come non detto, ragazzi. Come non detto. Figuriamoci se c'avevi la pala. Vabbè. Allora, rompiamo qua. Vediamo se siamo fortunati. Anche se la visuale non ci fa vedere una mazza. Ah, ok, vabbè, quindi questo l'abbiamo beccato. Lo metto qua, Perfetto. Allora, mi serve una pala assolutamente. Vediamo se Jack la riesce a trovare. Ma anche no. Fantastico, Jack, ti adoro. Dove vai, Jack? Aspetta. Arrampicati un attimo, Jack. È probabile che magari siamo fortunati. No, non ci sta una mazza qua sopra Jack. Quindi puoi anche scendere. Mi serve una pala. Se non abbiamo la pala non possiamo praticamente scavare e becchiare l'ultimo. Mi serve una pala? Ci serve una pala? Pala? No? No. Aspetta che forse è qua. No, ah, aspetta, forse è qua. Ah, ok, pala trova. Stava vicino, giustamente. Io mi sono complicato la vita alla ricerca di una pala più vicino, più lontana. Invece stava proprio vicino. Vabbè, qua quindi dovremmo, credo, completare il ponte. Vai, Jack, vai. Non credo che sia completato. Ok. Vabbè, costruisci. Perfetto. Ah, no, ma sembra una scala, sembra. Aspetta. Ok, fantastico. Vai. Oh, cioè. Ok. Ma queste sono... Esplodono? Non esplodono. Ok. Che accampamento, ragazzi. Che accampamento. Allora, prendiamo un calice. Aia. Infatti, oh, come hanno visto che ci avevamo il calice in mano, sono subito attaccato, Dove sta quello? Aspetta, arrivo. Ma dove va? Ma è schizzato. Ma come fa a schizzare via? Vabbè. Ecco qua. Oh. Questo lancia le... Ma non è che forse gli dobbiamo lanciare qualcosa, tipo... Vabbè, dai. Vai, Jack, continua ad attaccare, dai. Si sta pure lamentando. Che è sto cosa dobbiamo costruire?
Aspetta un po'. Vai, Jack, vai. Ok, l'ho beccato, l'ho beccato. Aspetta, che forse ho capito che cosa vuole. Forse ho capito, Questa è una sedia, Ma con questo non ci facciamo una mazza, penso. Vai. Ah, ecco, aspetta, aspetta, vai, ecco. Finisci. No, no, non devi prendere quello, Jack. Non devi prendere quello. Dall'altra parte. E vai. Ok. Ah, oh, fantastico. Che è sto cosa che così? Ma porca. Vai, vai, attaccalo, attaccalo. Perfetto, l'ho infilzato, l'ho infilzato. Ma sta sedia, ma che cavolo dobbiamo fare? Vabbè, la getto qua. Vai, lancia, lancia. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. Allora, vedo che ci stanno lanciando un po' di cose, vai. Perfetto, quindi stiamo costruendo anche questo, vai. Mi sa che devi. Allora, facciamo così. Ammazziamolo prima. Se ci riesci. Vai, vai. Becca sto coso, così lo portiamo dall'altra parte. Vai, difendimi, difendimi. Ma dove l'ha lanciato? Dove cavolo l'ha lanciato? Aspetta. Aspetta un po'. Vai. Ok, perfetto. Vai, spezziamogli le gambe. Oh, catapulta infernale. Perfetto. Questo ancora lancia le pose. Attenzione. Lancia, lancia, voglio dire che fai. Lancia, lancia. Che ti manca ancora? Ma non è che la sedia la devo mettere qua, forse no? Sì, infatti, ok. Con la sedia lo distruggiamo. Ah no, ci lanciamo noi. Oh, fantastico. Che ti manca ancora? Forse dobbiamo mettere. Ah, aspetta, forse dobbiamo mettere anche due sedie, due sediolini forse. Aspetta. Ah, saltiamo entrambe. Che meraviglia, vai. Perfetto. Andiamo su. Vieni con me. E go. In 3, 2, 1, vai. Ah già c'è ancora la rana così. Attenzione, io non mi fiderei. Ok, quindi anche un eredità spagnola abbiamo completata. Chi abbiamo sbloccato? Corsaro Barbarossa. Ah, sempre il solo personaggio, ci va sempre di merda. Vabbè, ma questo non fa niente. Quindi questo è il penultimo livello in pratica. Dopo questo ci sarà il finale di Oltre i confini del mare. Ok ragazzi, comunque spero che possa fare questo video. Vi se aggiungete, vedete sempre i commentari, sempre di mettere un mi piace. Ci vediamo sul prossimo video e bye bye.